Fochi, sono un attivista del Movimento 5 Stelle, mi occupo di cultura, arte e turismo e mi candido come consigliere comunale per le prossime elezioni. Avrò il piacere di illustrarvi sinteticamente il programma Arte, Turismo e Cultura. Abbiamo intenzione di sfruttare le potenzialità culturali e artistiche di Ferrara e di evitare gli errori del passato. Mi riferisco al grosso dispendio di denaro pubblico dell'affare Grisù e anche e soprattutto dell'affare Hermitage, con 800.000 euro di tasse dei cittadini e spese, diciamo, non a buon fine. Siamo anche convinti che c'è una scarsa trasparenza dei bilanci in diverse associazioni culturali ferraresi, ecco, senza entrare nel merito, quindi come programma vogliamo rendere più trasparenti per i cittadini. Per quanto riguarda affari specifici relativi alla cultura, vogliamo implementare delle biblioteche e cineteche di quartiere, soprattutto nelle zone degradate che non vi sto ad elencare, ma conosciamo tutti quali sono, a Ferrara. E vorremmo anche pianificare nuovi eventi culturali e artistici nella città, dare più importanza all'arte moderna e contemporanea, che è stata un pochettino trascurata, e rivedere la piramide decisionale per l'affidamento degli incarichi e gestione di eventi culturali, che passa sempre attraverso i soliti filtri dell'Arci e dell'assessorato della cultura. Vorremmo un po' una partecipazione più dal basso. Per quanto riguarda il turismo, vi ricordo rapidamente che il 10% del PIL europeo è prodotto dal turismo e il 12% dell'occupazione europea è prodotto dal turismo. Ferrara è uno dei 48 siti censiti e protetti dall'UNESCO in Italia. Sfruttiamo quindi questa grande risorsa, perché il turismo è una risorsa strategica per Ferrara. Abbiamo avuto drammatici cali di presenze nei musei, nel teatro comunale, negli spazi espositivi, e come proposte specifiche vorremmo intanto interfacciare il turismo alla mobilità sostenibile e poi migliorare l'accessibilità ai disabili, ai portatori di handicap, coprire Ferrara di una rete informativa di totem e di anche realizzare applicazioni per telefoni cellulari con informazioni gratuite e multilingua, quindi sfruttare la tecnologia. Vogliamo promuovere, incentivare il turismo ecosostenibile, il cicloturismo, il turismo enogastronomico e anche quello congressuale. E poi bisogna promuovere di più Ferrara all'esterno, diciamo in altri paesi e anche in tutta l'Italia, perché rimane una città poco conosciuta. Vogliamo soprattutto, per quanto riguarda Ferrara, utilizzare e rendere fruibili turisticamente tutti gli spazi occupati dagli uffici delle amministrazioni pubbliche, provinciali, comunali, il castello, le varie sale dell'Arengo, e renderle fruibili, percorribili da ferraresi e da turisti. Migliorare anche e promozionare di più la vendita di MyFeCard online, in modo che chi arriva a Ferrara possa avere già dei pacchetti utilizzabili. Migliorare le strutture di parcheggio dell'ex MOF, ristrutturarlo, ma mantenere la gratuità del parcheggio e anche dell'accesso per contenere i costi. Soprattutto migliorare le piste ciclabili, ma dotarle di strutture, perché quando si gira sulla destra po', dopo 20 km si è nel mezzo di niente, ci vogliono delle infrastrutture che proprio non ci sono. Bene, vediamo se riusciremo a fare tutto questo, sosteneteci, faremo questo e molto di più.